Qualcuno si accorge che in Italia non c'è tutto questo liberismo selvaggio, un articolo uscito sulla rivista Miglio Verde. In realtà questo articolo di Pierluigi Battista è tratto dal Corriere della Sera e riferisce dell'inchiesta di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, che rivela che le partecipate a Roma fanno spendere un sacco di soldi, sprecano risorse pubbliche, regalano livelli di inefficienza paurosa, ma hanno un numero di addetti che la più grande industria privata italiana nemmeno si sogna. Eppure rimane sempre il mito del liberismo selvaggio in Italia. La mano pubblica ha creato voragini, ma la colpa è del liberismo selvaggio. L'assistenzialismo clientelare è il vero motore della corruzione, dello spreco, dello Stato comatoso delle nostre finanze pubbliche, ma la colpa è del liberismo selvaggio. Lo Stato allunga i suoi tentacoli ovunque, portando inefficienza e sciallo di denaro, ma la colpa è del liberismo selvaggio. L'ATAC ha un numero spropositato di addetti che finanziamo con un sistema fiscale da incubo e fornisce un servizio pessimo, ma la colpa è del liberismo selvaggio. I conti pubblici non reggono più perché i comuni sono diventati centrali di smistamento del lavoro, corruzione, appalti di discutibile trasparenza. Ma la colpa è del liberismo selvaggio. L'Italia è l'unico caso di liberismo in cui la pressione fiscale tocca vertici paurosi. Le imprese arrivano a pagare allo Stato fino al 70% dei loro leciti introiti. Qualcosa che assomiglia alla rapina di Stato, ma tutti dicono che la colpa è del liberismo. Tutti si rivolgono allo Stato per ricevere appoggi, erogazioni incontrollate, sostentamenti, fiumi di denaro pubblico spremuto con una tassazione di stampo sovietico, ma la colpa è del liberismo selvaggio. A Roma, ostaggio della mano pubblica, non funziona niente, ma tutti indicano le responsabilità del liberismo. La nuova teoria del bene comunismo consacra il dirigismo statalista come l'unica ricetta per tenere a bada il mostro del liberismo selvaggio.